Ragazzi, ragazzi, belle brutte e benvenuti in questo nuovissimo video sul canale. Siamo arrivati in un video tutorial, in un video recensione praticamente di un programma che permette di modificare i file PDF, di creare file PDF, di aggiungere testo, di aggiungere ovviamente delle note, annotazioni, di gestire le varie pagine. Praticamente PDF lo conoscete tutti, è un'estensione e questo permette di modificare le pagine di questa estensione, diciamo i documenti. Innanzitutto, per scaricare il programma, che è molto utile per chi diciamo deve lavorare sull'estensione PDF, può cliccare il link che trova in descrizione, e il primo link che praticamente è aperto alla descrizione gli si pone davanti, che lo renderizzerà su questo programma, su questo sito. Su questo sito vi apparirà questa interfaccia. Il programma è completamente gratuito, l'azienda si chiama Xtream e in questo caso vi permetterà di scaricare abbastanza semplicemente, anche in italiano, in versione italiana, in lingua italiana, scaricare gratis. Basta cliccare qui e il download partirà in basso a sinistra. In questo caso la dimensione è 18 MB, quindi veramente veramente piccola, non occupa praticamente nulla. Il download parte e in poche parole ci metterà nemmeno 2 secondi per scaricarsi del tutto. Ragazzi, questo è il sito dell'azienda, noi ci vedremo direttamente dentro il software. Ok ragazzi, eccoci qua nell'interfaccia che si presenterà appena aperto il software. Questa è l'interfaccia principale che vi permetterà o di creare un PDF o di aprire direttamente dal vostro computer, dal vostro desktop o dalla vostra cartella documenti un documento in estensione PDF per poterlo modificare. In questo caso ci sono dei pulsantini qua sopra, delle icone che permettono o di creare un nuovo PDF oppure di aprirne uno, o semplicemente permette anche di stampare o di salvarlo. In questo caso ci sono anche qui delle icone che permettono di aprirlo oppure di creare direttamente un PDF, e la dimensione della pagina si può scegliere in tutte queste diciamo opzioni. Quelle più utilizzate sono praticamente A4. La può essere orientamento, può essere paesaggio o ritratto. Lasciamo predefinito ritratto, possiamo aprire addirittura più numero di pagine, quindi possiamo aprirne tipo un sacco, però in questo caso per comodità ne apriamo soltanto una e andiamo a creare un nuovo PDF. Toccato su ok, questo è il nuovo documento che praticamente disponiamo e che possiamo andare praticamente a modificare. In questo caso adesso possiamo qua con questo andarci a spostare nella pagina, muovere la pagina, ma in questo caso non avendo scritto nulla non c'è d'aiuto. Allora, con questa icona, che è praticamente una delle icone principali che vi aiuterà moltissimo, e possiamo scrivere un testo. Possiamo anche aumentare la dimensione del nostro testo e scegliere come scriverlo, se diciamo tratteggiato oppure in corsivo oppure in queste modalità. Possiamo scrivere anche al centro della pagina o nelle varie modalità di scrittura. In questo caso possiamo scegliere anche i vari caratteri. Eccoli qui, e sono veramente tutti questi. In questo caso scegliamo praticamente questo. Andiamo a scrivere un testo. Possiamo andare a scrivere Tesina Laurea. Ok, e sotto scorrendo si può andare ad aggiungere un altro testo, come in questo caso andiamo ad aggiungere praticamente un nuovo testo. Questo qui lo facciamo leggermente più piccolino, così andiamo a creare una bella tesina. Andiamo a scriverlo più piccolino, in questo caso scegliamo un altro colore che può essere il blu, non lo mettiamo sottolineato, non lo mettiamo in questo modo, ma scegliamo un altro carattere che può essere questo. Andiamo a scrivere primo punto, dobbiamo un po' allargare, se no è troppo piccolo. Primo punto facciamo italiano e scriviamo la materia, poi facciamo matematica. E scriviamo l'argomento di matematica, come può essere equazioni, integrali oppure logaritmi, queste cose qua. Successivamente possiamo fare anche la stessa cosa per fisica. Rendiamola omogenea. Possiamo fare la stessa cosa per fisica e scriviamo magari onde elettromagnetiche.
così via dicendo. Questa, diciamo, è un abbozzo. Si può andare a modificare aggiungendo ovviamente tantissime cose. Si possono andare ad aggiungere i post-it, si può andare ad aggiungere una zona evidenziata, come per esempio in questo caso si può andare ad evidenziare queste, che sono le materie più importanti. Andiamo ad evidenziare le materie più importanti, che sono praticamente queste. Successivamente possiamo andare a scrivere altre materie. In questo caso andiamo a cliccare qui, scriviamo magari arte, anche se non so se c'è nella vostra tesina di laurea arte, magari scriviamo Brunelleschi. Poi successivamente scriviamo un'altra materia che può essere informatica. In questo caso io posso scrivere gli argomenti che conosco perché non sono arrivato alla laurea. Scriviamo il linguaggio C++. Un'altra materia può essere inglese. E scriviamo Industrial Evolution. Ok, e queste sono le materie, diciamo, meno importanti. Le prime tre sono le materie in cui si fanno anche i testi scritti, per quanto ne so. E le altre materie magari sono quelle orali. Io per ora ho fatto soltanto gli esami di terza media e sono in quarto superiore, quindi non sono né arrivato alla laurea né arrivato ancora agli esami di maturità. Comunque questo è un primo abbozzo che più o meno può aiutarvi anche nella stesura della tesina della terza media. Andiamo ad evidenziare questa zona magari utilizzando un colore più chiarino. Vediamo di utilizzare il rosso e andare a evidenziare questa zona. E questa, diciamo, è un primo abbozzo. Qua ovviamente ci sono le varie modalità di andare a sottolineare il testo oppure andare direttamente a sbarrare il testo. Questa qua è molto carina, anche se non è molto adatta a una tesina. E successivamente qua possiamo andare a circondare qui, in questo caso possiamo andare, abbiamo eliminato la nostra scritta tesina, oppure a creare un cerchio, un'ellisse, un cerchio, possiamo creare delle figure, e con questa possiamo andare a creare una linea dritta. Ecco qui, può essere di vari colori, può essere blu, può essere gialla. Ok, questa è praticamente la gomma che permette di cancellare, o questa è la penna che permette di scrivere. E poi ovviamente abbiamo i vari item che permette di scrivere completato, comune. Comunque questi timbri standard. Qua si può andare ad applicare uno zoom alla pagina. In questo caso si ha uno zoom più piccolo del 10%, e questo è lo zoom del 125%. Io consiglio di restare sempre nel 75%. Per tornare indietro c'è una freccetta qua in alto a sinistra per eliminare quello che ovviamente è stato fatto. E in questo caso siamo ritornati praticamente all'inizio. Qui ovviamente con queste cose qui a destra possiamo andare a creare delle miniature, a creare anche dei segnalibri. Un segnalibro, per esempio, scriviamo testo. O possiamo andare a scrivere anche delle annotazioni per ricordarci qualcosa. Ok ragazzi, andiamo a vedere anche la possibilità di aggiungere varie pagine, di aggiungere un'altra pagina, eccola qua, un'altra pagina in bianco dove possiamo attuare un nuovo lavoro, oppure ruotarla in senso orario, ruotarla in senso antiorario. Nelle impostazioni ovviamente possiamo andare a modificare lo zoom, il layout di default, che può essere la pagina singola, e il nome utente, che io in questo caso metto Pietro perché è il mio nome. Successivamente possiamo andare col tasto inserisci a inserire un'immagine o a inserire un timbro, col tasto modifica a eseguire tutte queste azioni. Col tasto file possiamo salvare il documento, aprirne di nuovo o andare a visualizzare i documenti recenti. Bene ragazzi, per questo video io direi che è tutto. Andiamo a tornare alla, diciamo, all'immagine e alla schermata principale. Per questo video è tutto. Io vi ricordo di scaricare il programma perché è veramente un programma utilissimo. Io vi metto il link per scaricarlo in descrizione. Per qualsiasi domanda fatemela praticamente nei commenti. Vi invito a mettere like a questo video, a commentare e a iscrivervi al canale. Per i miei social passate praticamente in descrizione e li trovate tutti. Passate anche sul canale per altri video tutorial che possono essere veramente utili. Per questo video è tutto. Ciao a tutti ragazzi. What you want now? Surprise, motherfucker!